Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e prima di cominciare tantissimi auguri di buon anno e ragazzi io volevo cominciare questo nuovo anno col botto, quindi ho deciso di cominciare con un unboxing di un pezzo Noble Collection che guardavo da tantissimo tempo, da anni, non avevo mai avuto il coraggio di comprare e finalmente per Natale mi sono deciso e l'ho ordinato. È qui accanto a me, non l'ho ancora aperto, ho tante aspettative, quindi non vedo l'ora di mostrarvelo. Ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete sempre un paio di calzini in omaggio e il codice sconto è sempre cumulabile con tutte le iniziative di Pampling. Trovate il link in info box, la felpa che indosso la trovate in stock in questo momento sempre su Pampling, anche in versione maglietta maniche corte, anche in tantissime altre versioni e anche in versione ad esempio borraccia, calzini, ce n'è davvero per tutti i gusti, quindi ragazzi mi raccomando. Sempre in info box trovate anche il mio link alla vetrina Amazon che ho realizzato scegliendo tantissimi prodotti a tema Harry Potter, libri, Trono di Spade e tantissime altre cose, anche quella lì, cliccando sul link e acquistando qualsiasi cosa, anche non tra quelle scelte da me, aiuterete il canale a crescere. Quindi, ragazzi, a voi non costa niente e per me è un grande aiuto. Detto questo, fine momento telepromozione, ragazzi, cominciamo. Ecco qui questo bel pacco che ormai è qui accanto a me da almeno 2 settimane e non vedevo l'ora di aprirlo, quindi prendiamo il nostro amato bisturi e andiamo a tagliare lo scotch. Come avete già visto dalla copertina, si tratta del calice del professor Silente, quello che il professor Silente utilizza per brindare al nuovo anno scolastico, che mi è sempre un po' sembrato un calice da Eucaristia. Quindi l'ho sempre voluto perché mi è sembrato sempre molto bello, scenico, da mettere in esposizione, ma proprio per questa sua vena un pochino ecclesiastica non l'ho mai acquistato, l'ho sempre messo un po' da parte, ma era giunto il momento e quindi l'ho preso. È costato una fucilata, ragazzi, è costato più o meno 100 euro, quindi è un pezzo parecchio costoso per comunque lo standard dei prezzi da collezione di Noble Collection, ma in generale di Harry Potter. Ma visto che ormai ho praticamente recuperato quasi tutto di Noble Collection, quasi tutto su Vinted di tutto quello che era uscito dalle box negli anni precedenti e che non avevo ancora recuperato, a questo punto bisogna fare un level up e quindi l'ho preso. Ed eccolo qui, tutto confezionato nel pluriball, sono super super contento e già possiamo vedere nella parte superiore, spero si veda, la scritta Harry Potter, il logo Harry Potter, quindi prodotto super super ufficiale. Andiamo a tagliare questo pluriball e tiriamo fuori la scatola così possiamo guardarla. Wow, bella, davvero bella. Eccolo qui, è alto 11 pollici, che non ho idea di quanto sia in centimetri, e c'è scritto anche che non può essere utilizzato per bere, quindi non è adatto al consumo di alcolici o acqua o qualsiasi altra cosa. Da questa parte abbiamo il professor Silente, però non il Silente che invece l'ha utilizzato per la prima volta, e questo un po' mi dispiace, avrei preferito ci fosse lui sulla scatola. E il calice si presenta molto bene, è dorato, ha questa sfera al centro di colore viola con le stelline, sembra proprio uguale, e qui c'è scritto Dumbledore Cup Authentic Prop Replica, quindi questa è una replica scala 1:1 a tutti gli effetti, e credo che il prezzo così gonfiato sia anche relativo a questo. Ma ragazzi, bando alle ciance, ho già parlato parecchio, quindi andiamo ad aprirlo. Ok, apriamo la scatola, ecco che all'interno troviamo l'ormai immancabile libretto con
tutti i prodotti di Noble Collection all'interno, tutti quelli disponibili che ormai conosciamo piuttosto bene, e quindi andiamo ad estrarre il polistirolo. Ok, forse ci siamo. Ok, ci siamo riusciti. Andiamo a tagliare i sigilli, lo scotch, quindi andiamo a tagliarlo, forse basta solamente da questa parte, sì, è sufficiente. Ed eccolo qui ragazzi, ecco il calice, eccolo qui in tutto il suo splendore, imballi sempre top da Noble Collection, questo bisogna riconoscerlo, è praticamente quasi impossibile che vi arrivi un pezzo Noble Collection rotto, perché il polistirolo è tutto su misura, sempre, qualsiasi cosa voi acquistiate ha sempre un imballo su misura, super imbottito, la clessidra che è completamente in vetro mi è arrivata super mega imballata e sono sicuro che se dovessi mai riconfezionarla non sarei assolutamente in grado di rimettere tutta quell'imbottitura, tutto quel polistirolo al posto giusto. Quindi top, sempre top. E adesso tiriamolo fuori. Eccolo qui, eccolo qui. Sembra freddino. E adesso andiamo a guardarlo per bene. Ok. Sulla sua base troviamo ovviamente il marchio Made in China, immancabile, e poi però abbiamo anche la marchiatura Warner Bros, quindi prodotto assolutamente sotto licenza. E adesso scopriamolo e guardiamolo in tutta la sua bellezza. Devo dire che è molto molto bello, ma non riesco a capire se si tratta di metallo, perché al tatto è leggermente freddo. Però non mi sembra metallo, sembra quasi una sorta di resina ricoperta, non dico plastica perché non è plastica, non sembra plastica, ma non sembra neanche metallo. Quindi che sia una qualche lega, che sia una colatura, non ne ho idea sinceramente, ma non mi dà l'impressione di essere un pezzo in metallo. Quindi questa nota un po' negativa secondo me. Al centro abbiamo la sfera che è trasparente, di questo viola sfumato che va a sfumare nel blu, e poi sopra abbiamo il drago. Abbiamo due draghi, uno davanti e uno dietro, incisi, e poi tutte le stelle nella parte superiore. Mentre invece nella parte inferiore abbiamo un altro drago, in questo caso solo uno, che si avvolge attorno alla base della coppa. Devo dire che, ragazzi, l'impressione di articolo ecclesiastico rimane, resta tutta, forse perché quando andavo a scuola tornavo a casa in autobus e la fermata dell'autobus era esattamente davanti ad un negozio di articoli ecclesiastici e quindi c'erano tantissime di queste coppe lì in esposizione e a vederla secondo me potrebbe stare tranquillamente lì in quella vetrina. Però sì, è molto bella, molto ben realizzata come al solito, però secondo me il prezzo è eccessivo. Bisogna stare attenti nel cercarla perché si trova dai 90 ai 115-120 euro, quindi dipende molto dal momento e anche dallo store. Io vi linkerò il link Amazon che trovate in info box, dove al momento credo abbia il prezzo migliore, ma in ogni caso date sempre un'occhiata magari su Vendilo o su altri store dove magari potrebbe costare meno, ma al netto delle spese di spedizioni potrebbe anche superare il prezzo di Amazon, perché è spedito con Prime, quindi magari quei 5 euro in più vanno ad essere ammortizzati dalle spedizioni. Fate bene i vostri conti qualora voleste prenderlo e state attenti. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se voi lo avevate già, se lo avevate visto, se avete intenzione di metterlo nella vostra collezione, cosa ne pensate. A me piace e mi piace l'idea di aggiungerlo alla mia collezione, che ormai in parte è anche dentro un armadio. Devo trovare assolutamente un modo per
esporla nella sua interezza e mi sa che dovrò far fuori un altro po' di Funko Pop. Quindi seguitemi anche su Vinted qualora foste interessati, perché sicuramente metterò nuove cose in vendita. Trovate tutto sotto in info box. E naturalmente, ragazzi, seguitemi anche su Instagram antonio.seria. Molto semplice. Qualsiasi tipo di domanda, di dubbio, qualsiasi cosa vogliate chiedermi, ragazzi, contattatemi sempre su Instagram perché è il social che uso di più e dove rispondo a tutti. Al momento Facebook neanche lo apro perché ne ho davvero le tasche piene di tutto quello che leggo quotidianamente su quel social. Quindi mi raccomando, Instagram antonio.seria. Ragazzi, non c'è molto altro da dire relativamente a questa coppa. Al suo interno ha un foro, naturalmente, per evitare che qualcuno, nonostante il divieto scritto a caratteri cubitali sulla scatola, avesse la malsana idea di berci dentro. Fatemi sapere voi nei commenti invece cosa ne pensate, qual è la vostra opinione. Sono sempre molto molto contento di leggere i vostri dibattiti, di rispondere nei commenti dei video su YouTube, quindi forza, dateci dentro. E naturalmente, ragazzi, io tornerò presto con tantissime altre novità. Vi porterò un video che ancora in Italia non ha portato nessuno, un prodotto che sta arrivando direttamente dagli Stati Uniti e che probabilmente avete già visto sponsorizzato sui social e hanno deciso di collaborare con me. Sono davvero super super contento, orgoglioso di questa cosa, ma lo vedrete più avanti, soprattutto lo vedrete in anteprima su Instagram. Quindi ancora una volta antonio.seria. Detto questo, lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti, i link in info box per acquistare su Pumpling e su Amazon, e a questo punto io vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao!